O io lei dai 2004 e ci voglio andare lassù. Da quando c'avevo 12 anni e vidi la pubblicità di Adriana Lima. Te la ricordi Adriana Lima? Tutta la non ricordare Adriana Lima. Qui il sole bacerà la luna. E noi? Che faceva la ganza, no? Che scappava ai Forte Stelle e poi arrivai Ganella con la moto e la rincorrea. Ora che vuoi mettere in nacchero o in Ganella, che dir si voglia, con la moto e qui Pedro lo skateboard mezzo rotto senza le ruote? Adriana, ma io a te ti ripiglio quando voglio. Ora per l'appunto c'è il ghiaino, magari c'ho qualche difficoltà, però... E giù, a me mi dice male sto posto. Settimana scorsa sono venuto e c'era un matrimonio. Ora te dimmi che c'entra con tutta la gente che letica, si divorzia, si separa, fare un matrimonio ai Forte Stella quando viene qui, Pedro. C'hanno anche il maggiolino col fiocco. Ora volia specie gli buole gomme. Ora mi sono rotto un femore. Ci manca anche che mi spario dall'assù in cima, poi sono a posto. Vado a posto, ragazzi. Mi sono rotto un femore, ma un posto così non ce l'ha nemmeno Adriana Lima, ve lo posso garantire. Il Monte Argentario oggi è tra le mete turistiche più belle c'è in Toscana. Grandi spiagge, grande mare, grandissimi e meravigliosi panorami. Ma un tempo non era così. L'Argentario era una sorta di stato-fortezza e i suoi mari erano continuamente infestati dai pirati. Pirati, ovviamente, saraceni e turchi, perché tanto sono sempre loro di mezzo. A proposito di pirati, lo sapete che a Porto Ercole tutti gli anni fanno la notte dei pirati? Una specie di rievocazione storica in cui si ricorda appunto il periodo in cui arrivavano i pirati saraceni e volevano conquistare tutto. Il Forte Stella era l'ultimo anello di una serie di fortificazioni spagnole che comprendeva anche Forte Filippo, eccolo lassù, e la Rocca Aldobrandesca. Tutte e tre le fortezze ovviamente riuscivano a comunicare tra di loro, erano collegate. Ed insieme all'Isola d'Elba e a Portoferraio costituivano lo stato dei presidi. Forte Stella si chiama così ovviamente per la forma con la quale venne costruita. E fu Cosimo I de' Medici che si occupò della realizzazione di questa fortezza. Un progetto talmente grande che i suoi architetti non la videro mai finita. Devo dire la verità che anche dentro è notevole, grazie ad un restauro finito poco tempo fa. Mi ricorda molto il Forte Belvedere a casa mia. Qui non c'era il tesoro dei Medici, però anche qua ci organizzano mostre di arte moderna. Questi non si devono preoccupare di organizzare le mostre d'arte. Questi l'arte e ce l'hanno tutti i giorni. Signori, un panorama fuori controllo. Bellissimo. Tutto questo è meraviglioso se si pensa anche al contrasto tra quello che è oggi il Monte Argentario e quello che era tanto tempo fa. La Toscana che è così, che è tutto il contrario di tutto. Una regione dove veramente da un momento all'altro ti può succedere qualunque cosa. E ti rendi conto che di terra più bella proprio non ce n'era.